Grazie, ciao ragazze. Terzo video della mattinata, super rapidi perché ho paura che mi si spenga la fotocamera, quindi se mi vedete sempre vestita pettinata uguale è perché è sempre domenica 2 agosto ed è sempre il terzo video della mattinata, quindi sto registrando uno dietro l'altro. Ho fatto un paio di acquistini rapidissimi da OVS questi giorni, quindi ve li faccio vedere al volo. Sono proprio poche cosine, ma già che c'ero mi faceva piacere farveli vedere e poi metterli appunto a posto e utilizzarli. Allora, ho preso da OVS 3 paia di orecchini, o meglio 2 paia più un set, perché c'era il 70% di sconto sugli accessori. Il primo che ho preso è questo qua, che è molto carino, molto elegante, in argento con questa pietra blu. Da 4,99 li ho pagati scontati 1,50 euro. Cioè, cosa fai? Li lasci lì? Erano bellissimi. No, non li lasci lì. Poi andiamo avanti con un altro. Troppo troppo carino, un altro paio di orecchini, che anche questi 1,50 euro anziché 4,99 sono quelli che vanno di moda già da un po', con la pallina più piccola che si mette sul davanti, la pallina grande dietro. La particolarità è che sembrano tipo fatti ad alveare, sono molto bellini. Ora io non sono una schiappa nel spiegare le cose, però appunto sono dorati e hanno questa trama, diciamo, simile alveare, che mi piace un sacco. E poi ho preso un set di quelli piccolini che mi fanno comodo perché li tengo sempre al primo buco che ormai è sfondato. Questi venivano 3,99, li ho pagati meno di 1 euro se non sbaglio. E c'è appunto il brillantino, la perlina bianca e la rosellina, molto molto carini, molto easy da tutti i giorni. Ma andiamo avanti con gli acquistini fatti. Ho preso una salviettina di sciacca, queste qua me le tengo in borsa, mi fanno sempre comodo, e sono le salviettine multiuso alla mela verde. Devo ancora provarle perché non le ho aperte, quindi non so dirvi se poi il profumo è effettivamente buono o meno. Poi ho preso un altro paio di ciglia finte naturali, le solite Frame for Fame, che sono fantastiche. Le ho messe anche alla mia amica Vale per la prova trucco sposa e devo dire che anche a lei sono piaciute un sacco, perché appena le ha messe le sentiva perché non era abituata alla ciglia finta, ma nel giro di un quarto d'ora mi ha detto: guarda che non mi sembra neanche più di averle perché non le sento più, quindi sono veramente comode. Poi ho preso una matita gel di quelle eye pencil gel marrone, che come avevate visto in un video dei finiti di poco tempo fa mi si erano seccate tutte, e vi faccio vedere il tratto. Ora non fate caso a tutte le righe perché sono del video precedente. Comunque questa qua è la matita ed è molto molto bellina, un bellissimo tono di marrone. E poi vi faccio vedere la mia scoperta del periodo, ovvero il Essence Lash Mania Waterproof. Io non ho parole. È il mascara che ho su adesso. Non ci avrei dato 2 lire quando l'ho comprato, perché l'ho preso semplicemente perché era waterproof e in piscina mi fa comodo. E invece poi ha una applicazione facilissima, ha uno scovolino meraviglioso, dura, mi piace un sacco. Lo scovolino è fatto così, tutto in silicone, e ora ve lo faccio vedere così, si piega. Quindi è comunque ergonomico, diciamo, e applicazione fantastica, risultato. Non so se si vede bene in fotocamera, ma a me piace molto. Quindi, che dire, ottimo, ottimo, ottimo mascara per l'estate, veramente bello. E nulla, direi che i miei acquistini da OVS sono già terminati qua. Quindi vi mando un bacio gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!